bentornate sul canale. Allora, oggi sono qui insieme a voi per fare lo tra virgolette spacchettamento della bio box di questo mese che mi è arrivata della Donna Vagabonda, che è, come sapete, l'abbonamento a questo negozio biologico che appunto fa queste bio box. Vabbè, già ve ne ho parlato, comunque se volete vedere il video ve lo lascio nell'info box. Allora, lo spacchettamento tra virgolette vi ho detto perché appena è arrivato mia mamma voleva subito vedere, ha detto no, prima di andare di là no, voglio vedere prima io, quindi già l'ho fatto in effetti, però lo ripetiamo insieme a voi perché appunto l'altra volta mi avete detto che vi faceva piacere, quindi lo faccio con voi. Allora, andiamo a vedere cosa mi è arrivato. Innanzitutto mi è arrivata questa bellissima, questo carinissimo beauty, ve l'ho detto già anche le altre volte, ogni volta arriva un beauty, un sacchetto, una scatola che contenga appunto la vostra box di quel mese. Guardate questa quanto è carina, è oro e fucsia fluo, carinissimo da portare in spiaggia per tenere la crema, comunque i vostri effetti personali, oppure da tenere, da portare in vacanza con i trucchi e così via. Andiamo a vedere cosa c'è dentro e poi vi aggiunto delle altre cose, poi vabbè durante il video ve ne parlo perché appunto si correlano a quello che c'è nella bio box di questo mese. Allora, il primo prodotto che ho trovato è stato la crema solare della Saponaria, che non ho mai provato perché, come sapete, noi abbiamo provato sia delle creme da supermercato, come vi ha fatto vedere mia sorella in un video dedicato, sia qualche crema biologica, ma in particolare ci siamo trovate benissimo, creme solari, ci siamo trovate benissimo con quella di Alchemilla, quindi la continuiamo a comprare nella versione 50 e 30. Questa qui è nella versione 30, credo l'abbiano inviata per non sbagliare, perché comunque è la protezione media, base, diciamo. E io diciamo che avevo intenzione di provarla, però non mi ricordo se la mia profumeria ce l'abbia la crema solare della Saponaria, forse sì, però non mi ricordo, quindi sono stata felice di riceverla, perché comunque, anche se ora già abbiamo fatto scorta per le vacanze, abbiamo comprato, come sapete, quelle di Alchemilla, però sia se la uso l'anno prossimo eccetera, tanto è sigillata, sono stata felicissima di questo prodotto perché appunto è a tema estate assolutamente. Poi ho ricevuto, allora ci tengo poi a dirvi e precisare che ci sono due prodotti in più in questa bio box, perché praticamente vi ricordate il video in cui io vi dicevo che avevo ricevuto due stessi prodotti, e mi dispiaceva perché comunque queste box sono belle per ricevere prodotti nuovi, diversi, per provarne di diversi. L'ho detto, ho mandato una mail appunto alla ragazza che si occupa, sta scritto qua, non vi dico pure come si chiama, ho mandato una mail comunque al sito, alla loro mail qua, Laura Scotti, a Laura, che appunto è la proprietaria, credo, eccetera, e lei è stata gentilissima dicendomi che siccome avevano sbagliato, c'era stato qualche errore, mi avrebbero mandato due prodotti in più nella box successiva, e così è stato, quindi sono tantissimi prodotti in questa. Andiamo avanti con tutti questi preamboli che vi faccio, e il secondo prodotto che ho trovato all'interno della box è la matita della nuova collezione di Neve Cosmetics, che si chiama Pitaya. Io quando sono andata alla mia bioprofumeria avevo intenzione di comprare Pitaya e Lychee, però poi lì al momento, per non prenderne tutte e due, ho deciso di acquistare Lychee perché è questo rosso bellissimo, tipo brillante, rubino, mi piaceva da impazzire, e quindi ho preso solo appunto Lychee, che ve l'ho presa appunto per mostrarvela. Manco a farla apposta, se l'avessi comprata avrei avuto il doppione, beh, magari l'avrei regalata, però mi è arrivata appunto Pitaya, quindi sono stata contentissima e le indosso anche adesso, quindi potete anche vedere com'è. A me piace tantissimo, è veramente bella per l'estate, perché magari avrei pensato che fosse più invernale un colore del genere, invece ho trovato che siano bellissimi anche d'estate questi colori così brillanti, tra virgolette un po' metallizzati, una bellissima scrivenza, scorrevolezza, morbidezza, rende bellissima. È la prima volta però che le indosso, quindi non so come si comporta, comunque l'ho indossata appunto per il video, e quindi vabbè, vi ho preso anche Lychee, che secondo me è stupenda, ve l'ho detto, l'ho comprata io, e ancora però non l'ho indossata mai, quindi vi farò sapere anche com'è questa. Comunque manca a far apposta, mi piacciono tantissimo tutte e due, quindi sono stata fortunata. Poi ho ricevuto queste morbide spugnette delicate appunto per lavare il viso, dischetti morbidi in cellulosa naturale. Vabbè, la delicatezza della cellulosa rende i dischetti ideali per la rimozione del trucco, per le pelli più sensibili, insomma sono veramente molto utili. Io ne ho diversi, no, in particolare sono due che uscirono dalla stessa bustina che comprai anni e anni fa e ancora sono intatti. Vabbè, i miei sono diversi e questi sono morbidissimi, quelli che io si induriscono quando stanno all'aria, poi dovete bagnare e riutilizzare. Io quelli però li utilizzo per togliere le maschere, perché faccio difficoltà solo con le mani, e quelli con quelli vado a rimuovere tutto.
Questi possono essere davvero carini invece da utilizzare magari, ecco qui, in vacanza, eccetera, se non portiamo, per esempio io che detergo, quando detergo il viso dal trucco che ho sulla faccia, non quando non indosso trucco in faccia, tipo adesso non ho base, ho solo un po' di blush, però quando trucco il viso durante tutto l'anno, la sera mi piace struccarmi a fondo e quindi strucco anche con, dopo il latte detergente, dopo bifasico e tutto quanto, utilizzo anche il detergente, vado a pulire con la spugnetta, quella là vibrante, eccetera eccetera. Allora d'estate magari che non ci trucchiamo così pesantemente, che magari non ci vogliamo portare l'aggeggio in giro, sono molto utili queste spugnette per detergere ancora più in profondità, per diciamo lavorare ancora meglio nella pelle i prodotti, per detergerci alla perfezione. Quindi anche questi sono stata contenta di riceverli. Poi ho ricevuto questo che è l'idrolato di cipresso, vediamo un po', perché penso ovviamente come tutti gli idrolati bene o male abbia le stesse proprietà, che è carino anche nel sacchettino, perché se vi ricordate uno degli ultimi video, quello lì in particolare dei preferiti del periodo, vi dicevo che io sto utilizzando l'idrolato di salvia mescolato all'acqua termale per idratare il viso, per prepararlo alla crema la sera quando vado a dormire. Mi trovo molto bene perché appunto azione lenitiva, calmante, purificante eccetera. E poi tutti gli idrolati diciamo sono questi estratti, queste acque che hanno queste proprietà. Questo qui dice viso e corpo, azione astringente, vedete, per pelli con cuperose ed acne giovanile, coadiuvante anche dei trattamenti contro la cellulite. Quindi poi anche un'azione per capelli e cute, azione addolcente, lenitiva, riequilibrante, restitutiva di tono per capelli fragili e secchi, insomma tutte queste cose qui che sono veramente utili. Io prima non sapevo neanche cosa fossero gli idrolati, adesso mi piacciono tantissimo. Poi potete mescolare, ecco appunto, o un po' in una crema o un po', ecco, in uno spray, più che altro che hanno una consistenza acquosa, come vi dicevo, o con l'olio, tipo a me piace metterli sulla pelle, tamponarli come tonico, per mettere poi l'olio, quegli oli che uso appunto per la pelle, sempre se vuoi equilibranti, per queste azioni qui. Quindi mi piace tantissimo, sono stata felice. Poi ho ricevuto l'olio di camelia oleifera, il marchio è Le Fate Bio, questo marchio che vi ho detto mi piace tantissimo, e dice che vediamo un po' cosa serve: pelli sensibili e arrossate, pelli miste e grasse, capelli secchi e fragili, cicatrici e smagliature, macchie della pelle, insomma mille azioni diverse, sempre per diversi utilizzi. Quindi lo possiamo utilizzare sulle smagliature, per ammorbidire la pelle, per il viso, sempre tamponato quando lo inumidiamo un po'. Io ormai sono piena di oli, mi piace tantissimo utilizzarli, quindi sono felice anche di questo. E poi ci tengo anche a dirvi, parentesi, ecco qua, vi dico che mi sto trovando da Dio con la crema contorno occhi, sempre dello stesso marchio, che ho ricevuto la scorsa volta. Ha un odore meraviglioso, tipo lo stesso odore della crema solare di Alchemilla, è bellissimo, delicatissimo, ne basta un pizzico sul contorno occhi, ma è molto, cioè non è leggerissima, quindi si sente, è veramente fantastico, mi sto trovando bene. Ovviamente questo è l'inizio, poi saprete alla fine quando la finirò o comunque molto più avanti come mi sto trovando, però come inizio mi piace tantissimo davvero, quindi già vi posso dire la mia. Poi ho ricevuto questa matita marrone che anche mi piace, si chiama Sombra, quindi credo sia sempre della collezione ultima di Neve, che è un marrone freddo, un cajal, insomma una matita occhi. Mi piace molto, sono contenta perché non ce l'avevo. L'unica che ho marrone così è la Teddy di MAC, ma non è che posso mettere sempre quella, e quella poi è un po' di perlescenza, magari questa appunto è opaca, quindi non ce l'avevo, grazie. E poi ho ricevuto altri due prodotti, uno è la curcuma, questa qui delle erbe di Janas. Allora, mi piacciono tantissimo queste erbe, ne ho comprate tanto tempo fa, ancora ce le ho perché ovviamente sono tante, durano. L'unica cosa è che sono una pigra, perché per utilizzare queste cose bisogna tipo prima lavare i capelli, poi metterle in posa, poi non sporcare tutto l'universo. Quindi solo per un fatto di pigrizia, però le trovo fantastiche. E comunque, beh, ovviamente a parte i capelli che si deve fatto a satrafila, si usa anche per la pelle, infatti è molto utile. Ad esempio vi dico la curcuma a cosa serve: dice antirughe, antiossidante, dermopurificante, cicatrizzante, lenitiva, seboregolatrice, utile per dermatiti, acne, psoriasi. Cioè ragazzi, veramente tutto, è un miracolo in una bustina. Quindi per un sacco di rimedi. Invece per i capelli,
colorante giallo acceso adatto per il raggiungimento di toni biondi e caldi, quindi quando vogliamo tingerli, diciamo, naturalmente, molto molto leggermente. E poi invece, se non lo utilizziamo come erba tintoria, se non lo utilizziamo insieme ad altre erbe tintorie, appunto, per avere questi effetti di biondo, eccetera, è sebo regolatore e antifurfora, quindi anche molto utile. Dovrei vedere come utilizzarla, tipo prima del lavaggio, forse, oppure proprio per lavarle. Vabbè, comunque sono stata molto contenta anche di questa. E poi ho ricevuto un blush, che è sempre dell'ultima collezione di arcobaleni, che è questo bel corallo rosato, molto intenso, molto bello, ma sarà sicuramente non troppo, non eccessivo sulle guance, perché comunque hanno una buona sfumabilità questi blush. Altra parentesi, mi sto trovando da Dio benissimo, se non li avete mai provati assolutamente vi consiglio di prenderli. Io ne avevo comprato uno e un altro l'avevo ricevuto in una box vecchia tanto tempo fa, quando appena uscirono i, appunto, i blush quelli lì in crema, diciamo, in cream to powder di neve, che si chiamano i Garden, Blush Garden, sì, stupendi, mi piacciono tantissimo e mi sto trovando tanto 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 bene. Sono facili da stendere, sono sfumabili perfettamente, sono belli perché davvero sono cream to powder, sono veramente di una bella consistenza, bellissimi colori. Io ve li straconsiglio soprattutto adesso d'estate, perché sento cream to powder, sì, sono bellissimi da applicare, perché appunto sono morbidi ma poi comunque si seccano, quindi se fossero troppo cremosi magari andrebbero in giro, se sono solo secchi magari per le pelli un po' più secche sarebbero antipatici d'estate, invece secondo me sono una texture perfetta, sono bellissimi e ve li straconsiglio per l'estate. Quindi dopo questa haul della mia, del mio, questo spacchettamento haul, chiacchiere, consigli, io vi mando un bacio. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Fatemi sapere qualsiasi domanda, qualsiasi consiglio, qualsiasi cosa nei commenti, perché mi fate piacere, lo sapete. Io vi invito a seguirci su tutti i social che trovate alla fine del video. Vi mando un altro volta un bacio e vi saluto.